Quindi in tutto questo quadro non possiamo non sottacere una pennellata anche ai problemi dell'ambiente. Vedete, noi diciamo tranquillamente no alla centrale nucleare perché ci occupa il territorio e non è possibile che un territorio così piccolo possa essere occupato da un impianto di questo genere. E anche perché come saldo di elettricità noi ne abbiamo dati di più di quelle che possiamo e abbiamo potuto avere. Però non vorrei che succedesse come è successo con la Turbogas, che gli altri l'hanno messa e poi la colpa è stata nostra, con una piccola annotazione, e ve la devo dire perché è bene che queste cose ce le diciamo, che quando ci troviamo nell'altra amministrazione noi pensammo che non era possibile mantenere una convenzione fatta dalla precedente amministrazione per cui aveva chiesto alla centrale di illuminare solo il paese Reggio. Noi dicevamo non è possibile, ripigliammo questa convenzione e dicemmo a quei signori dicemmo una cosa molto semplice: voi dovete fare delle opere per Termoli, e facemmo una convenzione per 4 milioni e mezzo di opere, non so che fine hanno fatto. In più in quella convenzione viene un'altra cosa molto importante che andava nei confronti di tutti i cittadini di Termoli, cioè quella società, mi pare che di De Benedetti, quello della Repubblica, quindi non mi pare che sia di centrodestra, tra l'altro, vabbè, fatti loro. Quella società si doveva impegnare a dare ai cittadini di Termoli l'energia a costo industriale. Sapete che significa? Perlomeno il 20% in meno nelle bollette dei termolesi. Mi sa tanto che voi l'avete avuto in più, me l'ho avuto io. Noi abbiamo fatto questa battaglia. Abbiamo fatto questa battaglia. Altri ci devono dire chi ha le consulenze, altri ci devono dire chi ha i nipoti e i figli assunti, altri ce lo devono dire. Noi abbiamo fatto la battaglia per Termo, in una situazione certamente non creata da noi, ma tornando sull'ambiente. Noi dobbiamo riprendere il trattato e la convenzione che l'allora comune di Termo e l'allora sindaco non buonanima, l'allora sindaco fece con l'allora ministro dell'ambiente Matteoli a Roma, cioè di un monitoraggio completo del territorio, e doveva diventare una iniziativa pilota per tutta l'Italia. Non so che fine abbia fatto. Ma questo non perché abbiamo timore che il nostro territorio sia chissà come inquinato, ma perché è giusto che tutti, noi per prima, i nostri concittadini per secondo e insieme con noi comunque, abbiano la certezza di avere un territorio salubre, un territorio incontaminato. Nel momento in cui dovesse scattare qualcosa che non va, bloccarlo immediatamente, come ai suoi tempi bloccammo fabbriche che non rispettavano i parametri di legge, e noi l'abbiamo bloccati. Noi l'abbiamo bloccato.